Ci eravamo lasciati con noi che ci arrampichiamo tra le tombe di 3000 anni fa e poi incontriamo Babbo Natale. Lo so, come riassunto dell'episodio precedente è piuttosto originale e mi stavo anche dimenticando di dire la cosa fondamentale, cioè che la notte scorsa ci siamo parcheggiati nel posto perfetto con tanto di bagni gratuiti. E vi dirò la verità, si sono rivelati utilissimi, dato che la melanzana in barattolo fa degli strani effetti. Comunque, mi sono perso di nuovo. Adesso una bella doccia fredda e si comincia, che oggi abbiamo una cosa importante da dire. Buongiorno. Scopina. Scopin, scopino. Sei pronto per andare a fare la doccia? Ci sono le docce, approfittiamo. Tieni savone, shampoo, asciugamano. Buon viaggio. Ciao. Buongiorno ragazzi, colazione già fatta. Lì c'è un asinello. Qui stanno annaffiando il campetto. C'è il nostro amico cagnolino che stamattina ha fatto colazione con noi. Insomma, andiamo già diretti a fare un lavaggio. Che ci fanno due asinelli qua? Buongiorno! Ah, si mangia! Ecco, c'è il pane! Buongiorno, asinello! Eccoli qua, i bagni. E dai, la doccia c'è. Semplice, semplice. Fatto! Acqua fredda? Ma fa bene, fa bene. Intanto no, sono andati via i due asinelli. Com'è stata la doccia? Bellissima, era calda la mia. Hai capito? Si vede che col sole si è scaldato, io sono andata dopo di te, era calda l'acqua. O magari il signore che era lì ha acceso. Non lo so, però era bella calda. Vabbè, io fresca me la sono fatta. Ma tanto non fa posto. Freddo, ci sta. No? Senti, ma accendiamo? Accendi. Dai, accendiamo. Accanto alle mutande lavate. Continuiamo a esplorare la costa sud della Turchia e oggi da Kumluka ci spostiamo a Cirali. Sono 51 chilometri e prevediamo tantissime salite e tantissime discese. Trovato il parcheggio per il viaggino, ci siamo messi sotto gli alberi. Così quando arriva il sole noi siamo protetti all'ombra. Abbiamo trovato un mega spiazzone qui in fondo, siamo a Cirali. Cirali è un paesino che è proprio piccolo, si trova davanti a una spiaggia stupenda e tutto attorno ci sono monti. Biagino si è comportato benissimo, sì. Complimenti al Biagino. Siamo qui in questo spiazzo con altre van e camper, c'è un po' di gente, un po' di tutto. E adesso ci andiamo a fare una passeggiata, andiamo a vedere un po' i dintorni, la spiaggia, ci facciamo una bella camminatina, qui molto molto tranquillo. Siamo qui, oltre che per la spiaggia, per qualcosa di particolare, perché sì, c'è un fenomeno particolare che vogliamo andare un po' a vedere. E magari più tardi nella giornata, adesso ci facciamo proprio un po' di camminatina qua, esplorare un po' la zona. Per lustrazione. Spiaggia gigantesca, ragazzi, infinita, guarda, non si riesce a capire dove finisce praticamente. Tipo 2-3 km di là. Wow. C'è un paesaggio che è una cosa pazzesca, solo che non si vede ancora bene perché c'è un po' di foschia. Un po' di foschia, poco vento. Nuvolette, zero vento, tranquilli, infatti guarda, non c'è un'onda. Facciamo un giro 360. Vai. Dietro di noi le montagne, Angela, la spiaggia, il mare. Bellissimo.
queste piantine che poi sono anche dei fiori, sono appuntiti. Sì, ci sono pungiglioni. Punzecchiano. Chissà, non mai visti. Siamo venuti al mercatino che c'è solo oggi, solo il martedì. Cosa abbiamo trovato, ragazzi? Cosa abbiamo trovato? Il basilico! Senti il profumo, Angela. Oddio. Ah, che bellezza. 5 lire turche. Questo bel mazzotto. Olive. Così va bene? Dai. Sì, dai, per noi va bene. Sono anche troppe, eh. Ne che darci? Oh, la signora. La signora della frutta che fa anche cosleme e offerte il tè. Fantastico. Abbiamo preso cipollotto dalla signora. E comunque lì io non so come faccia a stare tutto il tempo seduta in quella posizione. A me vengono subito tipo tutte le formiche, mi blocco totalmente. Ragazzi, ci siamo spostati un po' lungo la spiaggia e siamo finiti proprio sotto queste rovine. Le rovine di Olimpos. Che spettacolo questa spiaggia. Davvero un paradiso. Com'è? È l'ora di un bagno. Direi di sì. Ti butti? Assolutamente. Controllo di routine. Non è tanto salata, cioè sì lo è salata. Grazie. Giusto qualche foglia di basilico. Giusto qualche, sì. Questa pasta fredda, ragazzi. Olive, pomodoro, aglio e basilico. C'è un profumo qua, mamma mia, che fame. Ah, c'è anche una macchietta sulla camera. Credo che sia. Si è schizzato l'olio. C'è giusto un pochino d'olio anche dentro. Dalla Grecia dalla ancora. Dalla Grecia, sì. Eh sì, eh sì. Buon appetito. Non ci si può rilassare in questa coppia. Mai. Dopo la magnata, chiuso il biagino, inforcate le scarpe da trekking e si procede da quella parte. 1,8 km per arrivare fino alla nostra destinazione. Abbiamo usato Maps.me in questo caso perché è più pratico per le camminate, perché ti dai sentieri da fare a piedi. Comunque stiamo andando verso le chimere, che sono questo fenomeno molto particolare che si verifica in questa zona qui al nord di Cirali. Per fortuna la camminata è bella piatta, eh? Sì, per ora sono sì. Quasi 2 km, per ora sempre piatti. E la natura è bella rigogliosa qui. È bello camminare qua in mezzo, no? Silenzio totale. Sotto il sole, di Cirali, di Cirali. Da, 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 da.
Io non mi fermo più. Tu 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 tu. Infatti fa male il sole. Non è finita qui. No. Continua il sentiero oltre i 2 chilometri. E ora si sale. Ragazzi, se per noi questo luogo è molto particolare, eccezionale, non lo è per questo gatto. Che vive qui. Che vive qui. Oh, scusami gatto, ti ho svegliato. Mi è spaventato tantissimo. Stava dormendo, poverino. Facciamo un momento Angela al volo, lo cantiamo io e il gatto. È arrivato il momento Angela, quante cose lei ci spiegherà. Non è interessato il gatto a questa cosa. Anche perché lui lo sa benissimo cosa succede qui. Perché siamo in un luogo davvero particolare, ragazzi. Secondo la leggenda, questa è la casa della chimera, cioè questo mostro mitologico che aveva la testa di leone, il corpo di capra e la coda di serpente e sputava fuoco. Era cattivissimo e si dice che vivesse proprio qui, su questo monte, qui in Turchia. E qui ci sono questi fuochi, queste fiamme che continuano ad andare avanti in modo perpetuo da più di 2000 anni e ci sono diversi punti dove questo accade. Esce del gas dalla terra, dalla montagna e queste fiamme vanno avanti da migliaia di anni. Sempre, costantemente. Costantemente. Quindi qui si incontrano scienza e mitologia. Esatto, ma c'è un'altra cosa che è importante perché è legato questo all'Iliade di Omero. Si dice che secondo Omero c'era questo eroe greco Bellerofonte che aveva ucciso il fratello, ma era successo tutto per un incidente, quindi non era colpevole, ma doveva essere giustiziato. È stato mandato qui dal re dei Lici, che però non se l'è sentita di ucciderlo, ma ha deciso di mandarlo a combattere la chimera, pensando che sarebbe morto sicuramente. Invece no, Bellerofonte è riuscito a sconfiggere la chimera con l'aiuto degli dei, e quindi a questa montagna è anche legata a questa leggenda molto particolare. In più qui era stato costruito al tempo dei Romani e dei Greci un tempio che era dedicato al dio romano Vulcano. In seguito poi, nel VI secolo, hanno invece costruito una vera e propria chiesa ortodossa e sono rimasti i resti proprio lì dietro. Ah, guarda che si vede il mare! Viaggino là, nella pianura, in fondo! Stiamo tornando verso il Biagino, ormai il sole è dietro le montagne. Tra l'altro non sono montagne qualunque. Così, qualunque. Questo in realtà è il Monte Olimpo della Turchia, il Monte Olimpo della Misia. È proprio qui dietro, c'è persino una funicolare che ti porta sulla cima dell'Olimpo. Ma c'è Zeus anche qua? Boh, può essere la sua residenza estiva forse, non lo so. Anche la sei in mutande? Hai iniziato a riprendere? Certo. No, devo mettere in pigiama, stavo sistemando un attimo. Me lo concedi un attimo? Scusate ragazzi. Ma con il mio pigiama è un po' sporco, è un po' sporco. Ok, meglio, 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 meglio. C'è il pigiama alle 7 di sera, ti fa capire la nostra vita mondana. Ci si diverte, ragazzi, così come... Poi qua vai a farmi sboccia! Qua in mezzo al nulla siamo proprio. Giornata bella intensa quella di oggi, così fai. GoPro scarica, già attaccata. Questo qui è un cavo da 2 metri, sì. E passa che ci ha regalato la sorella di Angela. Per fortuna ce l'ha lasciato. Ecco. Utilissimo, infatti. Oh, ragazzi, comunque ci siamo buttati così nel vano, un po' questo piccolo dietro le quinte, così di quello che facciamo, che succede nella nostra vita qua in questo minuscolo van. Allora, vi do un'anticipazione. Le prossime ore saranno di montaggio video, sì. Di pensare a come montare, come fare, cosa dire. Ecco, la copertina del prossimo video. Copertine, il titolo. Insomma, ragazzi, è, sì, è questo che non viene mai fuori tanto, perché fare video occupa tanto tempo della nostra vita. Chiaramente noi riprendiamo tanto,
ma è diventata una cosa proprio naturale. Sì, non c'è cosa, infatti vi facciamo vedere che io queste mutande, cioè questo ti fa capire tutto. E quello che c'è dopo invece è tanto, sì, è tanto. Più, sì, più laborioso. Sono tante ore. È però... una scelta che abbiamo fatto però, perché quando siamo partiti noi ci eravamo fatti una promessa di usare il nostro tempo nel modo migliore, che ci facesse stare bene, di portare avanti le nostre passioni, e questo è quello che abbiamo sempre fatto, il viaggio prima di tutto, perché per noi il centro è il viaggio, che continuerà sempre, ormai per noi è legato alla nostra vita, la nostra vita in viaggio, e quindi andrà avanti. Adesso abbiamo deciso in questa fase di investire il nostro tempo su YouTube e stiamo raccontando la nostra vita, anche perché pensiamo che magari possa essere utile per qualcuno, vedere comunque ci sono dei modi alternativi di vivere, perché ci immaginiamo noi stessi 5 anni fa, a noi sarebbe piaciuto un sacco, no? Vedere che c'era qualcuno che faceva quella vita che noi avremmo voluto fare nel modo in cui noi la volevamo fare, no? Poi, mi sono un po' persa in questo giro. A me sarebbe piaciuto, per esempio, vedere qualcuno che lo fa veramente con poco, cioè che ti fa vedere in modo pratico come potersi slegare un po' da quella cosa del guadagnare tanto, sempre di più. E invece qualcuno mi mostrasse, ma no raga, tu puoi vivere con 10 euro al giorno, quindi vai tranquillo, vai tranquillo. Provaci, un po'. Esatto. E poi è questo che poi mettiamo nei video, perché è esattamente ciò che avrei voluto sapere prima di partire, e quindi questo è un po' quello che... E poi noi lo facciamo a modo nostro, perché qua diciamocelo, non c'è niente di organizzato, è tutto così come viene, la nostra vita, la nostra... Penso che vedere qualcuno che lo fa forse è il modo migliore per capire che forse si può fare, no? Questa è la mia teoria. E c'è un'altra cosa, però questo canale va avanti, ha un senso, grazie a tutti voi ragazzi, noi ve lo vogliamo dire adesso, qui che siamo un po' stanchi grandi dopo il trekking e tutto quanto, ragazzi, tutti voi siete... sì, che ci supportate, che ci lasciate un like, un commento, che vi sorbite anche la pubblicità, che ci contattate, ci supportate su PayPal in vari modi, con le magliette, grandi, sono moltissimi ragazzi modi, è un modo per noi bellissimo, ci fa capire che del tempo che investiamo ha un valore, serve davvero a qualcosa. È per questo che poi ci facciamo quell'abbraccione di gruppo, che poi facciamo alla fine, quindi ci vediamo dopo per l'abbraccio di gruppo, e un po' simboleggia questo, quindi questa unione, questo ringraziamento che facciamo ogni volta. E niente, detto questo andiamo domani a Laura Barbu, domani si cambia un po' di cose da organizzare, da pota fare. Oh basta, pota non si dice, dai, ma no, ormai è sdoganato, abbiamo detto che è sdoganato ormai. Comunque detto questo, adesso noi ci mettiamo a lavorare, anche a cucinare, perché io ho una discreta fame. E mi sa che domani però la telecamera la spegniamo, così ci concentriamo su queste cose. Siamo un po' indietro, e ragazzi. Quindi ragazzi ci vediamo. Ecco, questo fa parte di dietro le quinte. Ogni tanto siamo veramente indietro, capito? E dobbiamo continuare a organizzare anche le idee, da organizzare un po', perché oltre a questo dobbiamo anche pensare alla cosa principale, cioè il viaggio. Dove andiamo, che facciamo? I visti sono quello che sono, la situazione casino, è quello ragazzi. Che è. No, c'è il da dire casino che... mondiale quello che è, quindi anche che, c'è anche adesso, questo. Non so, chiediamo a voi, ma si vede dall'altra parte che dietro c'è una roba, cioè è una vita proprio piena. E noi siamo contenti, perché è quello che volevamo, è quello che volevamo. E niente ragazzi, comunque detto ciò, ci vediamo tra 2 giorni. Va bene. Ciao. Arrivederci. Buongiorno ragazzi, dopo un paio di giorni in questo parcheggio ci siamo trovati benissimo, super rilassante, bello tranquillo, posto veramente da favola. Si riparte direzione Antalya, che poi è il centro più grande in questa zona della costa. Ieri c'è stata una piccola tragedia. Cosa? Mamma mia, sono ancora un po'... Che tragedia, Angela? Come che tragedia? Avevo perso i miei occhiali da sole. Ah, ragazzi, ma che tragedia. Ragazzi, avevo persi, ero già disperata, ho cercato in tutto il van, non c'erano, non ci sono i polli. Non c'erano, chissà dove sono. Poi è venuto il flash che eravamo andati al negozietto a comprare 2 cose per farci da mangiare. E Angela le ha mollate lì sul bancone. Le avevo lasciate lì sul bancone della cassa. E quindi siamo tornati, c'erano ancora, quindi ho di nuovo i miei occhiali. Oh, meno male. Prendi in giro. Attenzione, Dai, su. Ripartiamo. Tutto pronto? Non ce ne siamo accorti l'altro giorno quando siamo arrivati qua, ma abbiamo compiuto i 10.000 chilometri col Biagino! Bravo! Da quando 10.000. Siamo partiti! Grande Biagino! Adesso sono 131.500. Sono solo i primi 10.000. I primi 10.000, sì. 10.000 siamo arrivati in Turchia. Altri 10.000 arriviamo in India. Arriviamo.
Comunque guarda quanti cactus che ci sono, anche qua pieno pieno di cactus. C'è un pollo in mezzo alla strada, trasportatore di ombrelloni, tendenze niente male per risalire verso la strada principale. Siamo al quarto tornante e mancano ancora, è lunga. Questo è tranquillo, però quelli di prima erano tutti belli a gomito, diciamo. Cioè, uno sembrava fare lo scalino. Siamo tornati sulla strada principale, bella stradina. Sembra quasi di essere in Svizzera. Quasi. Parcheggiati per una veloce pausa in questo paesino che si chiama Khmer, figlio di Akmor. Ma Kangra, come stai? Bene con gli occhiali in questa cornice palmosa? Palmosa. Sì, molto estiva. Molto marina. Ma siamo marittima. Anche un po' abbronzati. Sì. Dopo due giorni... Mi sono dimenticato di mettermi la mia cremina. Dopo. Abbiamo preso l'olio di cocco. Sì, che aiuta tantissimo la pelle, idrata, protegge anche un po' dal sole, siccome comunque è un sole ancora non fortissimo. Quindi contro il sole bandana e olio di cocco. E occhiali da sole. Tutto. L'olio di cocco, tra l'altro, cioè, sembra di essere una pasticceria ambulante, perché c'è questo odore che si emana e tu senti questo cocco nell'aria, però è solo dentro di te. Tutto attorno. Questo è il centro di Khmer. Una cosa che abbiamo notato sia nel paese precedente, sia qui, è che ci sono moltissimi turisti russi. Questo particolare delicatissimo momento, a quanto pare la Turchia è uno dei pochissimi posti aperti ai russi in tutto il mondo, quindi la Turchia in questo momento è proprio la meta preferita per le vacanze. Per le vacanze. Sono qui tante famiglie, abbiamo notato, e sì, ci sono anche tanti cartelli scritti in russo, quindi non è una cosa proprio recente. Diciamo. Non è recente, ecco. Assolutamente. Ci sono veramente negozi proprio che hanno le insegne, quindi le insegne proprio, non soltanto le scritte fatte col pennarello da poco. E quindi sì, ci sono moltissime. Mentre in una parte c'era molto turismo inglese, sì. Invece il turismo è molto russo. Già che ci siamo venuti a fare la ricarica Vodafone e abbiamo scoperto, provando in tre negozi diversi, compreso un centro Vodafone vero, che hanno tutti prezzi diversi, cioè ognuno aveva un prezzo diverso. Il più caro era proprio andare alla Vodafone stessa. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso gli stessi giga qua, li abbiamo pagati 5 euro e la Vodafone ci chiedevano 15 euro. Sì, assurdo, non si capiva. Forse vabbè. Perché la ragazza non capiva, noi dicevamo solo internet, non ci interessano le chiamate, non capiva. Vabbè, comunque abbiamo scoperto adesso che bisogna provare vari negozietti. Sì, è così. Non trovi quello che funziona. Ma non so se magari, ci provano nei posti un po' più turistici, magari ma ci provano. Vodafone. Vabbè, comunque abbiamo risolto anche questa. Ci ho dato anche la caramellina inclusa e andiamo alla spiaggia. Ragazzi, siamo venuti a prenderci un tè o una soda da bere. Io ho ordinato una... Guarda, qua c'è il tè classico, chai. Io invece ho ordinato una soda al limone e la signorina mi ha detto andata male. Churchill, ho detto vabbè, Churchill. Sarà il nome della soda, che ne che so. Che c'entra Churchill? Invece no, abbiamo scoperto che è un drink. Vedete, Churchill è scritto alla inglese. Come il presidente. Ma in realtà si scriverebbe in turco con la C sbirulina. Sì. C-U, C sbirulina, il. Allora, ed è una bevanda proprio turca. Sì, allora l'ho assaggiata. Ragazzi, l'ho assaggiata pensando fosse un'acqua limone praticamente. Magari. E invece assolutamente no, perché abbiamo cercato informazioni, che cos'è, com'è fatta? Praticamente è acqua frizzante, limone e sale.
sale. Come la tequila, però invece la tequila c'è l'acqua. E stavo cercando informazioni su questa bevanda. A quanto pare è stata creata, quindi viene da Izmir. I pescatori facevano questo cocktail con l'acqua salata perché questo previene il mal di testa e la nausea. Ma usavano l'acqua di mare per farlo, immagino, i pescatori, probabile, sarà nata però così. Però sono ricette che vengono dagli antenati, quindi sono proprio, proprio antiche. Tu stai bevendo un sorso di storia e non lo sai. Perché? Ma adesso lo sai. Adesso lo so e direi che non la prenderò mai più. Non è proprio buonissima, è un po'... sì, come bere una limonata col sale. Acqua e sale ti fa bere con un tocco, tu ti bevi un bicchiere. Vuoi berla un po' tu? Siamo tornati in macchina, ragazzi, il viaggio continua, noi ci vediamo al prossimo video, grazie per aver visto questo video, lasciateci un commento, un like, diteci ciò che volete, ma non siate troppo cattivi, mi raccomando. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate anche la campanella così non vi perdete più le nostre notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video, vi diamo un alla mega prossima! Super abbraccione di gruppo, alla ciao! Prossima, ciao!